Non bastavano i quasi 7 milioni di euro stanziati dall'amministrazione comunale con determina dirigenziale del dicembre 2022 per il 6GP, la gara dei catamarani, uno spreco di denaro pubblico cui si aggiunge, udite, un ulteriore spreco, 170.000 euro, sempre per il 6GP, prelevati questi 170.000 euro dal fondo di riserva, un qualcosa di grave, un fondo di riserva che bisognerebbe attingere solo in casi rari, emergenziali. Massimo Battista, collega consigliere comunale di Una Città per Cambiare Taranto, penso che qui veramente a Taranto si sia persa la bussola della decenza politica. Ormai, Luigi, siamo al paradosso, una manifestazione di nicchia che non porta assolutamente nessun beneficio ai cittadini di Taranto. Voglio ricordare, come hai già detto tu, che questi 7 milioni di euro vengono prelevati dalle casse comunali, quindi dai contribuenti tarantini. Oltre a questo, stupore quello che ci è capitato di leggere ieri sera, delibera di giunta la 221, dove Melucci con tutta la sua giunta chiede di prelevare dello scorso 7 luglio di prelevare 170.000 euro dal fondo di riserva che servono per attività collaterali alla manifestazione. Cioè praticamente sprechi, sprechi su sprechi. Quindi, cari miei concittadini, quando chiamate a me, a Luigi, e ci chiedete come mai le strade, le illuminazioni, come mai i contributi sociali sono limitati, le tasse aumentano. Questo è lo sperpero di denaro che fa questa amministrazione, tra l'altro gravissimo, perché voglio ricordare a chi ci sta ascoltando che questo fondo di riserva, questi soldi che saranno anticipati, deve passare per essere invalidato, deve passare dal Consiglio Comunale e noi là in quella circostanza daremo battaglia a lui. Intanto, dicevamo, ovviamente deve avere l'ok del Consiglio Comunale. Noi consiglieri, come al solito, non ne sappiamo nulla, apprendiamo solo a babbo morto, certo, una volta che la delibera di giunta è stata approvata. Noi non vogliamo parlare alla pancia, fare demagogia, ma pensa un po', Massimo, con quei 170.000 euro quante bocche avremmo sfamato di gente che ha bisogno, di gente che veramente non può mettere insieme il pranzo con la cena, dei contributi sociali che avrebbero avuto un valore maggiore di questo 6GP, che è una ubriacatura del nulla. Gesù, scusami, permetto, 170.000 che si vanno ad aggiungere ai 7 milioni, quindi sono 7 milioni, 170.000 che avremmo potuto fare tanti campetti da gioco per i nostri bambini e ristrutturare tutte le piazze fatiscenti della città di Taranto. Bene, che dire, gli sprechi sono sotto gli occhi di tutti, ma la cosa più brutta è che in questa città non esiste evidentemente il rispetto di chi soffre, visto che Massimo si scialacqua danaro in un modo assurdo, forse unico in Italia. Il 23-24 settembre vedremo tanta gente lì sul lungomare, vicino al castello, scatteranno le foto di questi catamarani. E poi, caro Melucci, cosa lascia il territorio? Lascerà strade fatiscenti, decoro urbano vergognoso, servizi per i nostri concittadini. Oltretutto, Massimo, è un evento sportivo che non è una finale assolutamente, di assolutamente. Per cui praticamente avremo 300-400 addetti ai lavori, seppure che andranno nei ristoranti, occuperanno le camere degli alberghi in una misura minima, ma alla fine non c'è una ricaduta, basta vedere, Luigi, luglio agosto non c'è nessun evento a Taranto, la Taranto è desolatamente dobbiamo morta. Andare nei paesi per vivere qua è desolatamente buona.